Dopo aver analizzato la casa dell'introverso in un precedente video, oggi ci concentriamo sul modo di arredare casa dell'estroverso. Ciao, sono Sabrina e mi occupo di interni emozionali. Benvenuti sul canale. Qui parleremo della casa, dando suggerimenti di progettazione, idee per rinnovarla, oppure se dovete venderla, metodi per farlo velocemente. Se non volete perdere i prossimi video su questi temi, potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina se volete essere avvisati quando esce un nuovo video. In uno dei precedenti abbiamo visto le scelte che solitamente fa un introverso per arredare casa. Oggi vedremo la personalità opposta, l'estroverso. Se volete approfondire il tema introverso-estroverso, vi lascio qui sotto un breve video di un altro canale. Come già spiegato, l'architettura è estremamente collegata al nostro benessere interiore e può influenzare i nostri sensi e la nostra psicologia, spesso a livello inconscio. È importante quindi che la nostra casa ci rispecchi anche attraverso il giusto apporto di stimoli in base alla nostra personalità. E gli estroversi ne hanno bisogno in quantità maggiore perché guadagnano la loro energia e si ricaricano attraverso gli input del mondo esterno, al contrario degli introversi che invece lo fanno rivolgendo l'attenzione verso il proprio mondo interiore. Definiti come persone con una particolare ricettività per la realtà esterna e che mostrano doti di comunicatività e socievolezza, gli estroversi sono spigliati, espansivi e socievoli, spesso gli animatori della festa. Amano parlare, viaggiare e conoscere nuove persone, per queste loro capacità, tra l'altro, un po' sanamente invidiati dagli introversi. In pratica sono alla continua ricerca di stimoli, questo perché il loro cervello riesce a gestirne molteplici, ecco perché riescono a essere anche più socievoli, quando invece l'introverso che percepisce gli input in modo amplificato ne uscirebbe sopraffatto. Apertura al mondo esteriore per l'estroverso, chiusura nel mondo interiore per l'introverso. E se l'introverso trova la sua pace, la sua serenità e la sua forza in spazi silenziosi e tranquilli, l'estroverso trova questo ristoro in compagnia. Per questo motivo può risultargli difficile capire quanto un introverso abbia bisogno di momenti in cui stare in solitudine per ricaricarsi, così come un introverso può non capire quanto i suoi silenzi possano ferire un estroverso. Questa differenza caratteriale si ripercuote inevitabilmente nelle diverse scelte e modi di arredare casa. Degli stimoli che ricerca un estroverso fanno parte anche i colori, la cui presenza può emanare delle vibrazioni piuttosto che altre. Gli estroversi rispondono meglio, con più forza, al colore in generale e in particolare alle lunghezza d'onda più lunghe, che corrispondono ai gialli, gli arancioni e i rossi, quindi colori caldi, dall'azione centrifuga che appunto portano l'attenzione verso l'esterno. Mentre un introverso preferisce toni più chiari e freddi o comunque non troppo azzardati per avere degli interni equilibrati, l'estroverso cerca atmosfere più vive, dinamiche e pazzerelle. Il colore è un mezzo attraverso cui esprime e mostra la sua personalità, attraverso cui si espone senza paura di essere giudicato. Per questo le tonalità che predilige un estroverso sono tendenzialmente brillanti e vivaci. Capita anche che i colori vengano usati per distinguere vari ambienti, cambiando da una stanza all'altra. Fino ad arrivare, per alcune persone, a soluzioni eccentriche con una esplosione di colori. Per l'estroverso le nicchie rigeneranti sono ovviamente luoghi molto stimolanti. Non a caso gli ambienti che occuperanno lo spazio maggiore all'interno della sua casa sono quelli che favoriscono la socializzazione, quindi il soggiorno, la zona pranzo e la cucina. Se un introverso può sfruttare il soggiorno per rilassarsi leggendo un libro, per l'estroverso è il cuore pulsante delle interazioni sociali. Qui infatti inviterà tante persone, qui si svolgeranno cene con
con la famiglia, serate cinema o giochi di società. Questo però non significa che nella casa di un estroverso non ci saranno spazi più rilassanti per il relax. Il miglior modo per arredare la casa di un estroverso è essere pratici. Riprendendo il punto precedente sull'importanza delle interazioni sociali, per ospitare tante persone occorre poter gestirle. Quindi largo ampi divani e tante sedie per poter far accomodare tutti. Così come è doveroso assicurarsi di avere un numero sufficiente di bicchieri o set da cucina. Oltre all'aspetto pratico, attenzione è posta all'aspetto estetico, perché lo scopo dell'estroverso è anche quello di stupire con pezzi di design. Altri elementi decorativi che possono caratterizzare la casa di un estroverso sono quegli elementi che entusiasmano loro stessi o i loro ospiti, soprattutto legati ai ricordi o ai successi. Per questo potete trovare gallerie fotografiche a parete, magari che raccontano i loro numerosi viaggi, visto che è una cosa che amano fare, e gli straordinari incontri fatti nelle loro avventure. Parlando di stimoli uditivi, nella casa di un estroverso non può mancare un qualsiasi sistema surround per la TV o che possa diffondere musica. Meglio ancora in tutte le stanze della casa insieme per intrattenere. Mentre per un introverso questo potrebbe generare confusione, l'estroverso sguazza nella caciara. Come detto nell'altro video, gli spazi open non sono ottimali per gli introversi. Per questo motivo sono ideali per gli estroversi. Più sono ampi, meglio è, in quanto creano una continuità in tutta la casa, che consente anche un continuo flusso di energia e quel senso di unione, comunità e anche connessione tra gli ospiti che gli estroversi cercano. Cari estroversi, se volete conoscere e capire meglio il complesso, lo ammetto, mondo degli introversi, vi lascio qui sotto un libro molto interessante. Vi lascio qui sotto anche il link alla mia vetrina su Amazon, che sto piano piano costruendo con gli articoli che seleziono per arredare casa. Dateci uno sguardo. Visto che per me è stato più facile realizzare l'altro video, estroversi all'ascolto, sentitevi liberi di scrivere altri tratti distintivi della vostra persona o le diverse scelte che fareste o che avete fatto per arredare la vostra casa. Quindi fatemelo sapere nei commenti. Intanto grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel like e se non volete perdere i prossimi potete iscrivervi cliccando qui al canale e ricordate di attivare la campanellina se volete essere avvisati quando esce un nuovo video. A presto, ciao!